Chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno o nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'inventiva. Gente da buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente da buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia, mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa da troppi clienti, più di un consorzio alimentare. E arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. E arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui siamo colmi i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. Gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per 2 ore. Persino il parroco che non disprezza avrà un miserere in estrema unzione. Il bene effimero della bellezza la volle accanto in processione. E con la Vergine in prima fila, Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.